un nutrito staff di medici aretini con il sostegno di importanti partner come la ASL Toscana Sud-Est, il centro chirurgico toscano ISCOS, ma soprattutto per volontà di due associazioni del territorio, mi riferisco ad Africa Amica Ollus e gli Occhi della Speranza. Nei primi mesi del 2019 si recheranno in Sierra Leone per sostenere le attività sanitarie e sociali della popolazione locale, in particolare presso l'ospedale di Kabala. Sì, un progetto importante che si pone in linea di continuità con altri due precedenti progetti che noi abbiamo già portato a termine presso l'ospedale di Kabala in Sierra Leone. Questa volta il progetto è incentrato prevalentemente sul problema della salute materno-infantile. In accordo con Medici Senza Frontiere, che è presente, era presente almeno fino alla fine di novembre presso quell'ospedale dove curava appunto il settore materno-infantile, abbiamo realizzato un protocollo d'intesa in forza del quale è stato possibile costruire da parte loro all'interno del reparto di maternità una struttura di accoglienza per le donne partorienti, soprattutto per quelle a rischio e soprattutto per quelle provenienti dalle località marginali. Quello che facciamo credo che sia importante, soprattutto importante per loro, loro ci ringraziano, loro sono infinitamente grati di quello che fanno. Un'altra cosa importante che io vorrei dire è il rapporto che noi abbiamo con i bambini. Non curiamo bambini in ambulatorio, però tramite Padre Vittorio, che è un padre giù della Chiesa cattolica, che si occupa della scuola, noi siamo in rapporto con lui e il giovedì Padre Vittorio organizza in chiesa una riunione di tutti i bambini. Allora ci sono sia cattolici sia musulmani, sia animisti, vengono tutti in chiesa, sanno tutti l'Ave Maria e il Pater Nostro, cantano e poi distribuiamo quello che abbiamo, giochi, palline da tennis, quindi basta che noi facciamo due passi per Kabala, ormai siamo riconosciuti e ci chiamano. La ASLA ha apprezzato molto la proposta che viene da quest'ampio partenariato, soprattutto del territorio aretino, perché va nella direzione di ridurre la mortalità materno-infantile in uno stato, la Sierra Leone, dell'Africa subsahariana, dove i dati sono spaventosi, diciamo una donna su 31 muore di parto contro una su 4.300 da noi. E questo ci comporta come ovvi benefici, diciamo. Uno è l'aspetto umano che ci porta chiaramente a contrastare ove possibile questi fenomeni, l'altro è comunque che questi problemi di salute sono fattori di spinta alla migrazione, che sappiamo com'è poi disordinata e non fa bene alla salute, come avviene la migrazione oggi dall'Africa, e l'altro è che gli operatori si abituano a lavorare in situazioni di emergenza. La collaborazione si è attuata con macchinari, con nostro personale che si è recato là, e l'auspicio è che si consolidi anche con i rapporti istituzionali, perché il progetto è serio, finanziato da fondi della Regione Toscana, ma in gran parte da fondi dei cittadini e dalla disponibilità anche gratuita degli operatori. Ed è serio anche perché si basa sulla collaborazione con istituzioni locali, addirittura con il Ministero della Salute della Sierra Leone. E l'auspicio su cui ragioneremo, insomma, è che le istituzioni toscane, la ASL, la Regione, collaborino anche per un aiuto a indirizzare le politiche verso la salute dello Stato.